suo dribbling all'interno dell'area di rigore, parte il suo attraversando, il colpo di testa in copertura è stato di Corsos, poi recupera il pallone Albertini, lo gioca all'indietro su Nesta. Da Nesta verso Fiore, leggermente troppo lungo, Matius per l'Ungheria, recupera il pallone Fiore, ecco la posizione poi di Pippo Inzaghi e il gol, gol di Pippo Inzaghi. Sono i suoi gol sul filo del fuorigioco, sì. Io non lo so se c'era, però mi sembrava... Ecco che rivediamo, e vedete, è buono. Tipico gol alla Inzaghi, sì. È in linea con l'avversario, vedete, esce il portiere, Pippo è molto bravo con un tocchetto ad evitarlo ed è altrettanto bravo con lo specchio della porta molto ristretto in velocità a depositare in gol. Bruno 1-0, sì, dimmi Enrico. Altro Pippo, proprio un minuto prima della realizzazione del gol si era fatto medicare e adesso è qui vicino a noi, proprio davanti a noi si sta facendo medicare la caviglia destra. Attenta il passaggio filtrante in profondità, attenta alla nostra difesa, all'ultimo rilancio di Giuliano, mentre ottimo il lavoro in copertura di Corsos, poi questo pallone ancora in posizione regolare, il tiro e il gol realizzato da Listes, buona azione dell'Ungheria, molto bello, sì, molto bello, e devo dire che meritato. Contento, rivediamo, perfetto il suggerimento in profondità per Listes, il tiro non ci arriva a Toldo, sì. Un bel gol, Cannavaro non è salito seguendo i suoi compagni di linea, ha lasciato i due giocatori ungheresi, quello che ha preso la palla e quello che era libero a metà al centro dell'area in posizione regolare, da lì ha colpito molto bene la palla, ha trovato l'angolo, sì, destra a Toccoli. Ed ecco Ildes che è l'ispiratore delle manovre, tenta l'1-2, serie di batti e ribatti, poi Fiore ha dato a Del Piero, a Del Piero scatta in profondità Totti, buono il passaggio, va Totti, entra in area di rigore, parte il pallonetto straordinario e il gol di testa ancora di Pippo Inzaghi, prodezza incredibile di Totti. Sì, però Totti devo dire... ha fatto un colpo veramente. A metà campo, guardare Trapattoni come fischia e come richiama subito gli azzurri all'attenzione. Osservate la posizione di Inzaghi, forse era fuori gioco. Comunque sì. Totti, vedete, calibra un pallonetto millimetrico per il colpo di testa vincente di Pippo Inzaghi, che però stavolta la sensazione che potesse essere fuori gioco. Sì, però quando l'ha dato va bene, devo dire che il gol sicuramente è da segnare metà per uno, se non per la maggior parte a Totti. Fiore, leggermente lungo, poi Fekir, ora Illes, largo per Hamar, esterno in profondità, buona questa azione degli ungheresi, palla che resta lì e poi vai gol, ha segnato ancora il giocatore Horvat. Contrasti. Ecco che rivediamo. Vedo un fiume di contrasti, guarda. Ora Cannavaro, questo difensore. Pallone resta lì.
e poi da terra, poi Zambrotta, gol miracolo, poi Zambrotta e poi in scivolata Horvat, gol molto confuso, però l'ha buttata dentro.